Grazie mille, grazie per l'invito, grazie a Donor Rascani, È Una delle 30 politiche più uh, importanti d'Europa, secondo la rivista Forbes. Possiamo dire che la conoscevamo prima che fosse nelle prime 3.000 o nelle prime 30.000, delle più famose, però adesso sono le prime 30, quindi penso che per voi che vivete nel suo territorio sia un motivo di grande orgoglio. E, mh, io dovrei parlarvi di innovazione. E eh, sono circa mh, 30 anni che ne parlo, da prima che qualcuno di voi nascesse, e mh, fondamentalmente va sempre così, che voi andate sul podio, dite quanto è importante l'innovazione, le economie declinano senza innovazione, ehm, nel telefonino che tenete in tasca c'è più tecnologia di quanta avesse portato la NASA sulla ehm, Luna nel 1969, insomma l'innovazione è importantissima e mh, poi il giorno dopo compare il giornale e leggete che sempre più italiani, francesi, inglesi, americani votano contro l'innovazione, detestano l'innovazione, vanno in piazza contro l'innovazione e mh, aderiscono a movimenti politici, culturali, che, mh, sociali, religiosi che hanno fondamentalmente Um, uno scopo fermare l'innovazione e dire non è che abbiamo troppa poca innovazione come io sono andato predicando per tanti anni ma al contrario abbiamo troppa innovazione basta è arrivato il momento di fermarsi allora cerchiamo eh, scusate la mia voce perché l'innovazione non ha ancora prodotto un, eh, un, una medicina che funzioni davvero contro il raffreddore e, mh, cerchiamo di vedere esattamente dove stiamo Cerchiamo di vedere esattamente dove stiamo, di che cosa parliamo quando parliamo di innovazione, che cosa davvero l'innovazione sta cambiando nelle nostre vite di cittadini e di eh, lavoratori e dove davvero il nostro paese, l'Italia, sta davanti, davanti all'innovazione. Per capire um, che cosa è successo, fondamentalmente il modello in cui i nostri antenati hanno vissuto, è andato avanti in modo abbastanza omogeneo per circa 10-15 mila anni. Il modello agricoltura è, è durato circa 10 mila anni, chi dice poco più, chi dice poco meno. Eh, si nasceva e si moriva nello stesso posto, si faceva lo stesso mestiere dei nonni e dei bisnonni. Le donne si occupavano dei eh, bambini, non c'era il family day, c'era il family life, era sempre un family life tutti i giorni e, e, e questa era la vita degli esseri umani. Non c'erano grandi, grandi cambiamenti, gli strumenti che aveva usato vostro nonno per lavorare li passava a voi uguali. Questo è cambiato con la in rivoluzione industriale. Che è durata um, circa 150-200 anni, ha portato, avete visto, quel fantastico eh, quei fantastici risultati in cui eh, l'Italia, che tutto sommato rimane eh, la seconda manifattura, la seconda manifattura industriale d'Europa e la sesta manifattura industriale del mondo, che non è male per un paese privo di risorse eh, e naturali, non è per niente male e con aziende capaci ancora oggi eh, di, di, di esportare come questa eh, che ci ospita e che ringrazio, però il modello industriale è durato anche questo un paio di secoli. Uh, Produzioni massa, opera in massa, la catena di montaggio, ricordate il film di Charlie Chaplin, uh, uh, Tempi moderni, in cui lui cerca di inseguire eh, la catena di montaggio, questo è durato circa uh, 200 anni, anche questo si è concluso. E adesso viviamo un'epoca eh, de della produzione digitale, della cultura digitale, dell'economia eh, digitale, che all'incirca, poi sentiremo cosa ci dirà il professor Chessa, ma all'incirca va avanti da una quarantina d'anni. E in tantissimi aspetti si sta già esaurendo e sta dando vita a un nuovo ancora modello più basato sull'informazione, più basato su uh, nanotecnologie, più basato su eh, teorie di reti, più basato su uh, produzioni che eh, non sono tanto radicate in un territorio, ma che sono diffuse eh, nel, um, sulla rete. Noi esseri umani non siamo cambiati grandemente. Che in questi 10.000 anni il nostro cervello i nostri muscoli il nostro cuore per chi crede alla nostra anima sono grosso modo rimasti quelli della rivoluzione industriale quelli della rivoluzione agricola e quindi questo cambiamento che accelera così tanto non è cambiato per 10.000 anni poi cambia in 200 anni adesso cambia in 40 anni induce un grande stress un grande, eh, una grande ansia e una grande inquietudine. E, intere professioni che erano state rispettate e, e che avevano uh, mandato avanti eh, famiglie per anni e anni e anni scompaiono. E, prima andavate a fare il biglietto per partire dalla gente di viaggio, adesso lo fate su Expedia. Prima cercavate un taxi nelle grandi città e adesso chiamate Uber. Prima, um, ai tempi di mio padre, ai tempi miei, andavate in edicola a comprare un giornale, adesso andate a guardare internet. E, mh, ci sono dei professori universitari tra noi, ci sono dei docenti, dei professori di scuola, ci sono, alzate la mano. La scuola era qualcosa che noi andavamo a scuola: c'era una maestra, poi una professoressa, poi un professore. Adesso eh, internet entrerà fortemente nella trasmissione del sapere, nel, nella scuola, cambiando, cambiando il nostro modo di imparare e sempre più ci saranno corsi online in cui un, eh, un professore lontano insegnerà a, a professori vicini. Um, le macchine assumeranno uh, sempre di più eh, compiti che sono uh, stati tradizionalmente di esseri umani. E, um, ci sono radiologi in sala, c'è un medico in sala, ci sono radiologi in sala, meno male che non ce ne sono. E le macchine leggono le radiografie meglio degli esseri umani. Se voi fate leggere mh, una radiografia ai nuovi eh, sistemi esperti che li analizzano e a esseri umani, in un modo consistente la macchina ha una performance migliore dell'uomo. Uh, io lavoro adesso alla RAI, alla RAI Storia, in uno studio virtuale, entrate in una stanza e non c'è niente, vedete un soffitto, un pavimento, delle pareti verdi, quando voi a casa accendete la televisione, vi prego il sabato sera di accendere la televisione, e, mh, alle 21.15, che magari innovazione, abbiamo tutti dei bambini da mandare a scuola, e, um, non vedete una grande scenografia. Vedete le città, vedete delle, gli scaffali, vedete dei movimenti. Tutto questo non esiste se non nel vostro schermo e nel computer della regista. Uh, questo ha distrutto i posti di lavoro di scenografi, di tapezzieri, di falegnami, di attrezzisti, di archivisti, di magazzinieri che dalla mattina alla sera si sono trovati senza un posto di lavoro. Potrei andare avanti ancora per moltissimo tempo. Come sapete, mh, prima i nostri nonni andavano a prendere i soldi in banca al cassiera andavano a bere il caffè col cassiere, il cassiere gli contava i soldi, adesso è andato al bancomat, ehm, finché il bancomat eh, funziona. Ehm, l'innovazione, secondo i dati che sono usciti a Davos le, in questa settimana, l'innovazione tecnologica creerà... Uh, nei prossimi 10-15 anni 2 milioni e 100 mila posti di lavoro nel mondo occidentale e questa è una grande buona notizia 2 milioni e 100 mila uh, posti di lavoro nel mondo occidentale sono una grande notizia ne distruggerà 7 milioni 7 milioni quindi il saldo negativo è di 5 milioni di posti di lavoro se in Italia Grillo, nel passato Berlusconi, in America Donald Trump, a sinistra Sanders, in America eh, la Marine Le Pen, in eh, Inghilterra mh, eh, Farage, in eh, Spagna Podemos, Ciudadano. Tanti eh, movimenti cosiddetti populisti contestano la globalizzazione, contestano l'innovazione e perché tanti cittadini... Uh, che pure hanno il telefonino in tasca e amano l'innovazione, che pure si comprano i biglietti su Expedia e che credono fortemente alla forza dell'innovazione, però hanno una FIFA blu di finire in quei 5 milioni di posti di lavoro perduti. Dicono evviva che mio figlio sarà tra i 2 milioni di posti di lavoro che la tecnologia crea, ma io ho una FIFA blu che io finisco nei 5 milioni di posti di lavoro che si perdono. Allora la sfida che voi avete davanti nel paese, Italia nell'Unione Europea della quale facciamo parte e nel vostro territorio è una sfida semplice 5-10 anni fa io vi ho fatto un discorso molto allegro e molto eh, pimpante sull'innovazione adesso ne faccio uno um, più um, pacato, più sereno e forse anche meno e meno fuori di luogo ed è avete questa scelta avete questa scelta ed è la scelta che c'è in questa regione in questo territorio ma che c'è anche molto duramente davanti all'italia e davanti all'europa o governate l'innovazione o la subite o la subite qual è la differenza tra governare l'innovazione e subirla Vediamo esempi in cui l'Italia e l'Europa non governa uh, l'innovazione uh, ma la subisce. La creazione di tecnologia. Sapete che l'Italia è uno dei paesi che ha... Uh, chi di voi ha un telefonino alzi la mano? Okay. ok. Chi di voi ha due telefonini alzi la mano? Non voglio dire tre telefonini perché immagino che ce l'avete per segreto uno molti italiani hanno un telefonino segreto. Chi di voi ha un telefonino segreto? E noi siamo un paese che ha un numero record di telefonini pro capite. Per me questa è una bella cosa perché, perché chiaramente l'italiano è uno che vuole stare in contatto, no? Appena atterra l'aereo, come fate a distinguere perché appena atterra l'aereo l'italiano pronto sono arrivato, ma dove sei nel pullman? Cioè, non puoi aspettare un minuto, no? subito appena siamo nel Pullman dobbiamo chiamare qualcuno, perché siamo un paese connesso. che siamo un paese in cui la famiglia, grazie a Dio, eh, eh, ancora è una rete, non, non siamo un paese che ha perso completamente i rapporti umani, quindi benissimo. Sapete quanti, quanti telefonini vengono prodotti in Italia? Zero. Quanti telefonini vengono disegnati in Italia? Io dico zero, qualcuno dice no, nah, ma nah, 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 nah. il software, i disegni. È una tecnologia che ci siamo completamente perduti. E, mh, Google è americana, um, Amazon è americana, Apple è americana, uh, eBay è americana, i grandi Facebook è americana, i grandi giganti della rivoluzione tecnologica sono americani. I nostri politici li tassano. Adesso Google ha fatto stamattina l'accordo con gli, 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 gli inglesi per dargli 150 milioni di, uh, di tasse arretrate, sterline, sono 180 milioni. Eh, cercano disperatamente no, i burocrati europei di prendere per la coda Google, per... Io, non, non, è bene che paghino le tasse, è bene che paghino le tasse. E nel territorio nostro, e, ma io mi chiedo perché non c'è un Google italiano? Abbiamo visto una fantastica azienda qui, perché non c'è, nella meccanica, rimaniamo ancora un paese che ha da dire la sua uh, nel mondo, perché non c'è un Facebook francese? Perché non c'è un eBay tedesco? E, povero ministro eh, de, dell'economia. Um, tedesco uh, il conte Lambsdorff era un conte ma molto smart diceva te lo dico io perché perché in Germania se Bill Gates apriva Apple nel garage due minuti dopo arrivavano i vigili del fuoco e dicevano multa perché non hai il permesso antincendio e lui cercava il permesso antincendio nel frattempo arrivavano i vigili urbani dicevano multa non hai il parcheggio eh, per i tuoi lavoratori e poi arrivava eh, la sanità e poi arrivava il ministro poi dicevano non hai la laurea no? e lo chiudevano e naturalmente prendo in giro la burocrazia tedesca perché voglio risparmiare la burocrazia italiana. Pensate se Bill Gates avesse provato a avviare Microsoft o se Zuckerberg avesse provato a, 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 ad avviare Facebook in Italia, che cosa sarebbe, eh, sarebbe successo? Le cose mh, terribili, terribili. e mh, è possibile, dice qualcuno, che noi siamo un po' freddi sull'innovazione perché abbiamo uno standard di vita molto buono, perché la qualità della nostra vita è formidabile e quindi perché innovare in un paese, in una qualità della vita che è molto, molto alta. E questo è vero, questo è vero. ci sono ehm, tematiche, settori, eh, modelli di produzione, culture in Italia e in Europa che io non vorrei cambiare. Non conosco benissimo eh, l'America per averci passato eh, la gran parte della mia vita e non ho nessuna illusione che l'America sia questo luogo magico in cui tutto va meglio che in, eh, che in Europa. C'è una cosa che va meglio in America che in Europa ed è che gli americani hanno deciso di governare l'innovazione e non di subirla. Gli europei hanno deciso di subirla, di tassarla e di regolarla, di subirla, di tassarla e di regolarla. Um, mettiamo una bella regola su Facebook, mettiamo una bella regola sul diritto all'oblio, mettiamo una bella tassa uh, su Google. Nel frattempo non abbiamo però creato una cultura capace di um, creare veramente innovazione. Io vi vorrei dare qualche dato per farvi capire che il tempo stringe stringe um, nei prossimi quattro anni eh, gli indiani eh, laureeranno un milione e mezzo di ingegneri da 3.500 scuole ingegneri alcuni sono molto scarsi alcuni saranno molto scarsi però alcuni saranno molto bravi e comunque sia se voi a risolvere un problema mettete 1500 ingegneri che sanno fare il loro mestiere, avete un output di mole, di conoscenza molto forte, molto meglio di noi, che magari ne abbiamo uno intelligentissimo, ma uno. E noi non laureiamo abbastanza ragazzi, noi, come italiani, non laureiamo abbastanza ragazzi e, ragazzi e ragazze nelle materie eh, scientifiche, il professor Chessa è un'eccezione, è l'unico sardo che faccia innovazione vivente. Gli altri ancora, Porceddu e queste cose così? No, non è vero, invece, Cagliari è un centro di innovazione italiana straordinario, stra veramente straordinario. straordinario. E. Non accettiamo, questo vale globalmente per gli europei, ma in particolare vale per noi italiani: non accettiamo che il mondo non va più alla nostra velocità, va a una velocità superiore, che non stabiliamo più noi eh, le regole e che non riusciamo più noi a um, dare la cadenza al mondo. Dobbiamo. Camminare con la velocità uh, che, il mondo, uh, che il mondo si è dato. Um, guardiamo un attimo eh, eh, il modo in cui l'Italia funziona. Um, vedete forse un investimento sulle eh, nuove tecnologie? No. Ieri Apple ha fatto un accordo col governo italiano meritorio per aprire il primo centro per le apps a Napoli e online. Uh, C'erano un sacco di critiche. Perché dobbiamo proprio a Napoli importare eh, la tecnologia americana? Perché non eh, valorizziamo la nostra cultura? Come se la cultura uh, di Apple fosse una cultura americana. E sapete, famosamente, famoso che Steve Jobs, il papà, era un emigrante eh, siriano, non che fosse una persona particolarmente affettuosa brillante, ma lo era. E, e sapete che nella maggioranza delle, delle, delle eh, aziende, delle start-up di Silicon Valley, una su tre ha un fondatore migrante, tra cui moltissimi italiani. Quando il primo ministro Renzi è andato a Silicon Valley li ha incontrati. Il problema è che non torneranno, che non torneranno qui da noi. Allora, che cosa possiamo fare noi rapidamente, noi italiani? per uh, governare eh, l'innovazione. Se io dovessi dare un consiglio, direi siamo italiani. In il modo giusto per cui gli italiani del 2016 possono rilanciare l'innovazione in Italia è essere italiani. Questo è, se voi studiate un pochino la storia dell'Italia, questo è il paese che ha innovato di più di tutti per la semplice ragione che non avendo nessuna risorsa naturale non poteva prendere carbone, prendere eh, ferro, prendere eh, eh, altri minerali preziosi o eh, avere godere della sua collocazione geografica e vivere. Um, I libri li hanno cominciati a fare a Venezia il vetro l'hanno cominciato a fare eh, a Venezia. Siamo stati noi quando c'è stato grande, il grande scontro tra eh, cristiani e musulmani alla battaglia di eh, Lepanto, il fatto che noi avessimo inventato delle navi nuove, i veneziani avessero inventato delle navi nuove, ha permesso di vincere quella battaglia. Um, è tradizionale degli italiani avere un punto di vista diverso non fermarsi davanti a un punto di vista uh, uh, tradizionale, provare a inventare qualcosa nella moda, nella meccanica, uh, nel, nel, nella cultura. Uh, perché stiamo perdendo questa capacità oggi? E poi ho finito, non lo scani. perché noi siamo, noi italiani viventi, la generazione che più ha... Um, un riflesso di preoccupazione quando arriva davanti, davanti all'innovazione. Um, all subito dopo la guerra ehm, Milano ha costruito la uh, metropolitana in tre anni senza soldi pubblici. Uh, subito dopo la guerra i nostri padri e nonni hanno costruito l'autostrada del sole in sette-otto anni dal progetto alla realizzazione. Um, la guerra è finita nel 1945, il paese era distrutto nel 1960, le Olimpiadi di Roma sono state le prime Olimpiadi ad andare in onda trasmessa dalla televisione in tutto il mondo e non è saltato un collegamento, non è saltato un audio. C'è cioè, un paese che era, aveva la televisione da sei anni, da sei anni. Ha mandato in onda in tutto il mondo un evento straordinario per tre settimane senza perdere eh, un'inquadratura. Perché abbiamo perso, o ci sembra di aver perso questa capacità di um, innovare. Le motivazioni sono moltissime e io sarei molto curioso e molto interessato a sentire, a sentire le vostre. Però so vi vorrei lasciare con questo messaggio che non è più rinviabile, non possiamo più continuare a vivere del eh, benessere, dell'innovazione, delle sicurezze che ci hanno lasciato i nostri nonni e i nostri padri. Ci tocca oggi dimostrare al mondo che siamo capaci di stare al suo passo. Io credo che in, la politica in questo abbia un compito oh, importante. Credo che la scuola abbia un compito estremamente importante. Credo che le aziende che sanno bene, competendo nel mercato globale, che se non innovano i loro prodotti che rivendono quest'anno non li rivenderanno più l'anno 21. Allora dobbiamo provare ad agire come comunità davvero. E, portare a bordo i nostri amici, i nostri concittadini che in questo momento hanno paura dell'innovazione, uh, uh, dell convincerli che non c'è un complotto contro di loro per togliergli il loro benessere, però convincerli che se il loro no, no a questo, no a quello, no a tutto, e trionfa in Italia, invece che il saldo negativo essere... 2 milioni di lavori creati, 7 milioni di lavori distrutti, sarà 0 posti di lavoro creati, 50% di posti di lavoro eh, distrutti. Allora pensiamo, aiutiamoci a fare dell'innovazione, non qualcosa di ostile che faccia paura alle persone, o innovi o, o sei, sei finito, ma far capire alle persone che L'innovazione è la nostra scialuppa di salvataggio per portarci al mondo nuovo e che se non la prendiamo ci toccherà nuotare per quanto una scialuppa possa apparire come dire fragile è sempre meglio una scialuppa che nuotare nel mondo in questo momento particolarmente cattivo. Grazie.